Siamo con il vicepresidente del Consiglio regionale, nonché consigliere comunale dell'Aquila, leader dell'opposizione, di una delle tante opposizioni del Comune dell'Aquila, diciamo così, Giorgio De Matteis. Benvenuto nei nostri studi. Grazie, benvenuti. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, la sua nemesi, o reciproca nemesi l'uno dell'altro, l'ha definita un buon tempone perché parla di commissariamento con i due nuovi super manager. Come la vede lei Beh, questa io la faccenda? vedo, no, Massimo è diventato simpatico perché ormai io ricordo che c'erano due comici, Gianni e Pinotto. Uno, Gianni, non c'è più, non si occupa più della ricostruzione, ne è rimasto un altro che è Pinotto. Credo che Pinotto. possa essere tranquillamente associato a Pinotto tra i due. E oggi ho visto che sul titolavate rispetto a queste dichiarazioni di Sì, Cialente, l'intervista. all'intervista, ci scommetto la testa sulla ricostruzione. Io credo che per scommettere la testa bisogna averla la testa. E dalle sue ultime dichiarazioni io credo che l'abbia persa completamente. Vede? Io sarò un buon tempone, però noto due cose strane, Sì, molto strane. andiamo nel merito, al di là della dialettica. Noto due cose molto strane. Si è chiesto per mesi e mesi il ritorno alla normalità. Normalità nel processo di ricostruzione. Si è chiesto l'allontanamento di Reduce, Cineas, di questa filiera. Si chiede d'avere risorse finanziarie certe. Ora, viene fuori una mini legge barca sulla ricostruzione, che ci siamo accorti poi essere fin dall'inizio poco efficiente, che riporta dallo straordinario, quindi dal commissariamento, all'ordinario la ricostruzione. Sulla carta. Esatto. Perché? Perché, cari concittadini, di tutto quello che dovrebbe essere non c'è nulla. E non c'è nulla non perché lo dica il sottoscritto, che è un buon tempone, ma perché in realtà ci siamo accorti. Uno, che nel processo di passaggio dalla fase straordinaria all'ordinario nessuno, il Comune lo avrebbe dovuto fare, si è preoccupato di organizzarsi. Quindi non c'è stato, nel momento in cui questo si è verificato, a fine agosto o inizio settembre, nulla che potesse ovviare a ciò che era la struttura commissariale e quindi il potenziamento del Comune, che non c'è stato, e la struttura commissariale che è andata via, hanno determinato di fatto il blocco di tutto il processo di Senza ricostruzione. interregno. Senza nessun interregno, con in aggiunta il problema dei precari che si sono trovati dopo le false promesse preelettorali a doversi dipanare all'interno di 35.000 domande per il concorso che secondo Cialente Pinotto e secondo i suoi amici doveva essere un concorso a loro riservato. Quindi blocco delle attività. Reluis Cineas Fintecna. A lungo Cialente ha detto mandiamoli via, non sono adeguati, noi possiamo fare da soli. Ciò è accaduto e poi ci siamo trovati di fronte all'immaginifico assessore alla ricostruzione che addirittura si vantava di aver chiesto la proroga di Reluis Sì. Cineas Fintecna perché il Comune non è in grado di farlo. E siamo a due. Barca viene, fa una non viene, anzi, la fa a Roma l'intervista e ci dice: ma signori, che volete? Vi diamo 3 miliardi e mezzo. E vediamo due capacissimi soggetti in grado di dirigere i due uffici della ricostruzione, che sottolineo sono due uffici che esautorano di fatto il comune dell'Aquila dalla ricostruzione, i comuni del cratere dalla Di ricostruzione. qui il nuovo commissariamento di cui parla lei. E certo, perché alla fine il governo, concorsi azzerati, non li fa il comune. Controllo attraverso questi due uffici. Soldi sotto il controllo di Aldo Mancurti, l'ingegnere che da questo momento in poi, fino a dicembre almeno, gestirà la rendicontazione e tutte le procedure contabili speciali. Farà quello che avrebbe fatto Chiodi È sostanzialmente. sostanzialmente la struttura di Chiodi, è chiaro, quindi non viene assegnata al Comune, quindi nessun passaggio di rientro nella normalità, perché tutto questo accade fuori dal Comune dell'Aquila. Ma aggiungiamo anche che Barca ci propina l'ennesima bufala che ci racconta dei 3 miliardi e mezzo. Bene. 800 milioni sono dell'INAIL e sono disponibili da 2 anni e mezzo e l'INAIL è in attesa di capire il Comune cosa voglia farci, perché è il Comune che deve dare indicazioni sull'utilizzo di questi soldi all'INAIL. Non c'è nessuna indicazione. Uno. Due. I restanti 2 miliardi e mezzo sono i soldi del CIPE, già stanziati dal governo di Berlusconi e che non vengono utilizzati per quali motivi? Semplice. Se il Comune non rendiconta le spese e non fa la previsione futura di spese, i soldi non vengono trasferiti. Bloccati. Aggiungiamo anche che quelli di Cassa Depositi e Prestiti sono terminati e la ciliegina sulla torta,
è la nomina di questi due personaggi. Paolo, qual è la sua valutazione sui due super direttori? Io sono sorpreso e preoccupato. Sorpreso perché? Perché Paolo Esposito, nominato responsabile dell'ufficio della ricostruzione per il cratere, ha nel suo excursus lavorativo, in ultima analisi, la responsabilità del personale del Messaggero. Per carità, degnissima persona, ma se qualcuno mi spiega qual è la competenza tecnica, giuridica e amministrativa di Paolo Esposito su problemi della ricostruzione, io sono non perplesso, molto preoccupato. Poi ha già detto lui, abbiamo parlato con Aielli in realtà, che sì, comunque è una figura di pari livello, diciamo così, sì, è un altro direttore che dovrà prendere contatto con la realtà, dovrà capire, dovrà acclimatarsi, diciamo così. Non c'è Quindi dubbio. Ci vorrà un tempo. Quindi ci vorrà un altro anno per capire, acclimatarsi, sapere quello che succede, inserirsi all'interno dei meccanismi, tutto ciò che il buon Cialente, durante il nostro amico Pinotto, durante la campagna elettorale, ha detto: se vado io, il giorno dopo, noi siamo in grado di partire come un treno. Eccolo il treno, siamo andati contro un treno come città, perché il buon Aielli, nominato, viene da Finmeccanica, Selex Elsag. Certo. Ritorna questa situazione. Competenze, anche queste, tecniche, giuridiche e amministrative su fenomeni come quelli della ricostruzione. Molto perplesso e molto preoccupato. Se a questo aggiungiamo il modico costo di 250.000 euro cada uno, vale appena il caso di ricordare che il Fontana di turno allora ne prendeva 140.000, uno per tutti 140.000, due commissari per l'Aquila e per il cratere 500.000 euro. Oggi Cialente non si indigna. Aggiungiamo anche i 25 lavoratori per ciascun ufficio. Certo. Oggi Cialente non si indigna, lavoratori che non saranno aquilani, perché giusto perché sono chiamata diretta, appunto, quindi possono da dovunque, quindi vedremo quello che succederà. Anche in questo caso notiamo il silenzio tombale di Cialente, l'unico che si è alzato a dire ad essere soddisfatto di queste nomine. Singolare anche questo, perché neanche uno del suo partito, uno della sua maggioranza si è alzato per dire siamo contenti di questo nuovo commissariamento. Quindi, cari amici aquilani, siamo di fatto commissariato. Prima uno, oggi tre. Cialente è solo, secondo lei? No, non è solo Cialente. Cialente è perduto, nel senso perduto dal punto di vista della confusione, perché ormai naviga su meccanismi paralleli rispetto a quelli della sua maggioranza. È una maggioranza che si regge sul ricatto politico: se non la smettete me ne vado, non va da nessuna parte, ma è anche una tecnica per tenerli stretti. Ma anche di fronte a ciò che sta accadendo diventa difficile, anche per una maggioranza sbrindellata come quella che c'è, reggere l'urto di una situazione insostenibile. Ma insomma, guardate, vengono nominati due commissari, o meglio, un commissario per l'Aquila e uno per il cratere. Di fatto vengono presi i cittadini aquilani in giro con una pantomima di conferenza stampa nella quale apprendiamo ad avere i soldi che già avevamo. Sappiamo di essere commissariati per una triplice presenza, una triade. Dico, insomma, mi pare che sia sufficiente, no? Come aspetto. Io ho avuto modo di dire al ministro Barca che forse è il caso di darsi una calmata un po' tutti e cercare di capire. La risposta è stato un tweet. Io non sono tecnologicamente avanzato, non sono molto di più i miei figli. Mi è stato comunicato che ha queste mie dichiarazioni il ministro Barca ha replicato dicendo che noi lavoriamo contro noi stessi, contro gli aquilani. È anche vero, è una tendenza dell'aquilano medio, forse. Sì, c'è un problema però di fondo. Io credo che ormai lui e Cialente rappresentino le facce della stessa medaglia di inconcludenza. Estremamente sono singolarmente molto vicini sulle decisioni che prendono e che oggi mi sembrano decisioni da parte di un governo che di fatto commissaria l'Aquila, con il beneplacito e il silenzio totale di un sindaco che fino a ieri, se fossero accadute queste cose, si sarebbe dimesso, se ne sarebbe andato, avrebbe urlato, avrebbe detto a questo governo non voglio commissari, sono capace di andare avanti da solo, tutto quello che ha detto prima delle elezioni e subito dopo. Ciò che registriamo è che non siamo in grado di andare avanti da soli, perché il Comune non si è attrezzato, siamo commissariati da tre persone, per i quali si spendono centinaia di migliaia di euro, e comunque questa ricostruzione non partirà fin tanto che questi signori non verranno, si insedieranno, cercheranno di capire quello che succede. Nel frattempo i soldi stanno terminando.
Lei ha parlato di Finmeccanica, un gruppo così grosso, quanto interesse può avere nella ricostruzione dell'Aquila? Alessi è un ottimo direttore. Aielli. Aielli, chiedo scusa, è un ottimo direttore di questo ufficio della ricostruzione, chiedetelo a lui. Un'ultima domanda, sostanzialmente dal suo discorso emerge questo: è cambiato tutto per non cambiare niente, in estrema sintesi, come se ne esce? Beh, guardi, se ci fosse l'umiltà di capire da parte di questo sindaco, che francamente è anche imbarazzante oggi, perché le anticipo anche che le considerazioni di alcuni ministeri nei confronti dell'Aquila e della propria amministrazione sono assolutamente negative, e non ci si stupisca per le dichiarazioni di Gabrielli, perché Gabrielli non ha parlato di aquilani, ha parlato delle istituzioni che rappresentano gli aquilani, che è ben diverso, e cioè la conflittualità creata ad arte strumentalmente da Cialente e dai suoi amici ha portato la nostra città ad avere un'immagine negativa che non dovrebbe avere, perché gli aquilani comunque hanno dimostrato fin dall'inizio la volontà di andare avanti e di ricostruire decine di migliaia di aquilani che certamente non sono da essere rappresentati da un'amministrazione, o meglio, da questo sindaco e da qualche decina di personaggi che hanno molto urlato e poco dato alla città. Ci sono stati altri che molto meno hanno urlato e molto hanno invece dato alla città. Oggi la necessità è quella di capire, se lo capirà questa amministrazione, che l'autosufficienza e l'autoreferenzialità non servono. Troppo grande il problema, forse sono troppi gli interessi e forse sono troppe le cambiali che Cialente deve pagare perché capisca che questa città non è la proprietà né sua, come disse in un'occasione durante un'intervista durante la campagna elettorale, e lei era presente perché lei ci intervistava, lei sa e ricorda che disse la ricostruzione era un problema, sarebbe stato un problema suo e del suo partito. Mi pare che le cose che stanno accadendo testimoniano in maniera inequivocabile che questo problema si sta manifestando in tutta la sua evidenza e drammaticità. Grazie. Grazie a voi.